D'accordo. Buongiorno al professor Bernardo Bortolotti, il professore di economia a Torino e direttore del Sovereign Investment Lab presso il centro Paolo Bassi delle banche centrali e sulla regolamentazione finanziaria dell'Università Bocconi. Gli poniamo alcune questioni intorno ai fondi sovrani. Buongiorno professore, intanto. Buongiorno a voi. Sì, una prima questione è questi fondi sovrani, se ho ben inteso, sono appunto quelli degli stati e quindi sono queste liquidità che sono gestite dai governi. La responsabilità di questi fondi è dei governi di questi fondi o hanno una commissione indipendente poi per intervenire rispetto agli investimenti che fanno. Io non lo Allora, so questo. innanzitutto è bene mettere giù una definizione di fondo sovrano perché c'è tanta confusione su che cosa effettivamente siano, come operino. Quindi un fondo sovrano è un fondo di investimento di proprietà statale, quindi di proprietà dello Stato centrale, di un'amministrazione centrale di uno Stato, ha a disposizione delle risorse finanziarie, di solito provengono dalla banca centrale, sotto forma di riserve valutarie che vengono allocate, trasferite in questi fondi. La sua domanda è naturalmente una domanda interessante, cioè se questi fondi siano effettivamente controllati di proprietà e anche controllati dallo Stato. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, sicuramente sono di proprietà statale, non c'è dubbio, infatti si chiamano sovrani non a caso. Per quanto riguarda il controllo da parte dello Stato, la faccenda diventa più spinosa, perché bisogna naturalmente mettere questo concetto in relazione agli obiettivi che lo Stato ha nella gestione di questi fondi. Alcuni di questi fondi dicono che non c'è nulla di diverso, ad esempio nella loro dimensione e sfera operativa, dai fondi, ad esempio, dai grandi investitori istituzionali, tipo i fondi pensione, tipo i fondi comuni. Ecco. Quindi loro dicono sì, siamo di proprietà pubblica, siamo di proprietà statale, ma operiamo secondo criteri di mercato. Per alcuni di questi è sicuramente vero, però non possiamo naturalmente escludere la possibilità che ci sia nelle intenzioni, nell'operatività, nella strategia del fondo una indicazione anche di matrice politica. Quindi il controllo pubblico ovviamente finisce per avere anche delle conseguenze in termini di strategia. Sì, una questione ulteriore rispetto a questo, no? I fondi sovrani oggi sono un fattore della crisi di sovranità degli stati europei, che già si lamentano tra l'altro di una crisi di sovranità interna all'Europa e che tocca oggi pressoché tutti gli stati meno la Germania? C'è questa questione di perdita di sovranità? Abusivo dirlo rispetto Ma alla struttura allora, dello. io distinguerei la questione. Quello che vedo in Europa e quello di cui molti paesi si lamentano in termini di perdita di sovranità deriva dal fatto che alcuni paesi, noi in cima alla lista, paesi periferici, che hanno vissuto e stanno vivendo questa drammatica crisi del loro debito sovrano, hanno effettivamente perso una quota rilevante di sovranità perché le regole ormai sono decise a Bruxelles e quindi c'è questa percezione che è effettivamente molto concreta e reale
di non avere più il controllo della politica economica. È questo quello che si intende normalmente per perdita di sovranità. Ed è evidenziato in maniera molto chiara, ad esempio, anche nelle parole di qualche mese fa, mi sembra, del governatore, del presidente Draghi, il governatore della BCE, il quale dice a pochi giorni dalle elezioni italiane, in cui non si sapeva che fine avrebbe fatto il contesto politico, la situazione politica, lui ha detto: non vi preoccupate, tanto siamo in pilota automatico. Okay? Tanto la politica fiscale è già determinata e qualunque maggioranza arrivi, ci sono già le decisioni prese. Ecco, questo è il senso della perdita di sovranità per come viene percepito in Europa. Non direi che non mi sembra almeno che un problema del genere sia emerso per quanto riguarda l'attività dei fondi sovrani. Quello che soprattutto in Italia, ad esempio, la loro presenza è così marginale ancora nelle aziende anche quotate, anche in quelle di maggiori dimensioni, che non possiamo certo sostenere che l'ingresso di sovrani nel capitale delle nostre aziende abbia condotto a una perdita di sovranità locale o nazionale. Ecco, non vedo proprio il problema. Certo, in prospettiva, se ingenti quote, se un flusso di investimenti importante venisse a intercettare anche l'Italia, l'Europa già lo fa, venisse appunto venissero capitali freschi dal Golfo, dall'Asia, e questo investimento avesse una quota importante, allora si potrebbe anche immaginare una sorta di colonialismo di ritorno da parte di questi paesi verso il mondo occidentale. Ma siamo ancora davvero molto lontani da una situazione di questo genere. Sì, rispetto a questa questione, che forse è il modo più comune di leggere, no, di qualsiasi novità, ovvero di prenderla o come una risorsa o come una minaccia, o tutto bianco o tutto nero. Lei, in una recente intervista, ha appena fatto un accenno, è l'unica concessione, mi pare, che abbia fatto a questa teoria della minaccia, perché lei dice che questi fondi sovrani hanno tutta la libertà di manovra possibile e immaginabile per operare in maniera corsara sui mercati internazionali, il che, detto così, vuol dire anche che non lo fanno. E è aggiunto anche che si tratta, questa operatività, insomma, di fondi sovrani, di una gigantesca leva finanziaria, no? E con metafora, insomma, da guerra, di una potenza di fuoco che non c'è in nessun segmento di mercato. Però appunto mi sembra che l'indagine sia proprio attorno alla, come dire, alla natura e all'istanza di questi fondi, cioè come strumenti operativi. E semmai dedicherò un'altra domanda a com'è che scaviamo spesso il rischio per un pericolo. Cioè, tutte le situazioni di vita sono a rischio, ma il pericolo è un'altra cosa. Quindi adesso, certo, Questa questione torna come dire, alla natura operativa che possono avere questi fondi, al di là di questioni geopolitiche e varie, che poi comunque ti porrò con alcune domande. Certo, devo dire che in Italia in particolare, ma non solo in Italia, abbiamo assistito alla tradizionale schizofrenia. Un fenomeno nuovo viene interpretato non in maniera obiettiva e serena, magari guardando esattamente cosa viene fatto, ma in maniera emotiva e quindi schizofrenica. Perché schizofrenica? Perché, ad esempio, si è passati da un atteggiamento di paura
quindi di grande preoccupazione sul fatto che questi fondi venissero a scalare i nostri gioielli di famiglia, a una situazione opposta in cui in realtà ci si ritrova quasi col piatto in mano alla disperata ricerca di investimenti. C'è un esempio divertente nella sua tragicità, che un episodio, un aneddoto che ho raccontato a Trento. Si è presentato in Sicilia un sedicente sceicco del Golfo, in particolare del Qatar, sostanzialmente spacciandosi per l'emiro, quando in realtà era semplicemente uno sceicco. E sceicco è un titolo che non si nega a nessuno nel mondo arabo, è come dire dottore da noi. Si è presentato a Palermo ed è stato ricevuto con tutti gli onori a Palazzo d'Orléans dal governatore, e di colpo è stato trasformato nel salvatore dell'economia siciliana. Quindi doveva mettere a posto la casba di Mazara del Vallo, Termine Imerese, avrebbe sistemato lui tutto. In realtà era un piccolo, come dire, una specie di Ricucci del Qatar, che non aveva nulla a che fare con il fondo sovrano. Però ecco, in quell'occasione la reazione italiana è stata quella dello sbracare, no? Di fronte a qualche nuovo, alla possibilità di denaro fresco. Quindi solo per fare un esempio così di un aneddoto. Però quello che lei diceva all'inizio è sicuramente vero, che l'approccio e l'atteggiamento più giusto, credo dal mio punto di vista, è quello di renderci conto che la disponibilità di capitali freschi è una grande opportunità per noi. Sappiamo che l'investimento diretto dall'estero è una grande leva di sviluppo, una grande leva di crescita economica, e noi in quasi tutti i comparti, direi, abbiamo bisogno di nuovi investimenti. Chiaro che ci può essere una resistenza anche di natura culturale ad accogliere questi capitali nelle nostre aziende, perché il timore è che magari arrivino soci stranieri che non conosciamo, che magari impongono delle decisioni che non sono in linea con le aspettative della nostra economia. Ma dobbiamo ricordarci che questi operatori non hanno l'anello al naso, cominciano a essere abbastanza sofisticati per rendersi conto che è nel loro interesse quello di proporsi in una maniera credibile, convincente, non aggressiva, proprio per attenuare queste preoccupazioni. E i dati lo mostrano, le nostre ricerche fanno vedere chiarissimamente, in modo plastico, che ormai hanno cambiato atteggiamento. Ricordiamoci che sono gli stessi fondi che hanno sostanzialmente salvato, assieme agli stati nazionali, tutto il sistema finanziario globale, perché hanno investito 60-70 miliardi di dollari in banche che erano praticamente fallite. Quindi c'è stato un atteggiamento di grande responsabilità dei fondi sovrani nei confronti del mondo finanziario, del sistema finanziario occidentale. Questo non bisogna dimenticarlo. Poi, se questo sia stato un ticket che ha consentito loro di sdoganarsi per poi proporsi in maniera più aggressiva in futuro, questo lo dirà soltanto la storia. Per il momento noi osserviamo che hanno salvato Wall Street e che si stanno proponendo come investitori, direi, abbastanza responsabili nelle società in cui investono. Sì, una questione proprio intorno a questa connessione che c'è stata tra 2007 e 2008 di questo salvataggio delle banche americane. Allora, una è proprio che cosa distingue oggi operativamente, o forse solo come responsabilità rispetto agli eventi, che cosa distingue l'operato delle banche internazionali americane, che sono anche oggetto di varie teorie complottistiche, no? Come se avessero
la responsabilità del mondo intero e comunque va valutata questa ipotesi, e il fatto appunto che oggi questi fondi sovrani hanno investito molto in queste stesse banche. Cioè, l'operato rimane distinto comunque tra questi fondi sovrani e queste banche, o tenderà sempre più a una specie di, non so come chiamarla, di oligarchia finanziaria internazionale che verrà da questa sempre più forte unione tra fondi sovrani e banche internazionali americane? Io manterrei una distinzione abbastanza netta tra questi due operatori. I fondi sovrani non sono banche. I fondi sovrani sono fondi di investimento. A che cosa somigliano di più? Potremmo dire che hanno una loro, come dire, operatività molto, abbastanza riconducibile ad esempio ai fondi pensione. Sono come i fondi pensione operatori che tendono a guardare a lungo termine, perché hanno un patrimonio da gestire che vogliono preservare nel tempo e possibilmente accrescerlo con una logica di investimento. Viceversa, devo dire, le banche, soprattutto le grandi banche internazionali, sappiamo bene in che tipo di comportamenti hanno adottato, anche determinando la crisi. Cioè, il brevismo, questo orientamento al breve termine, è completamente diverso dagli obiettivi dei fondi sovrani. Quindi io addirittura mi aspetterei il contrario, cioè mi auguro che questa visione di lungo termine portata avanti da questi nuovi soci, che sono i fondi sovrani, finisca per condizionare anche le strategie delle banche. Quindi in una sorta di contaminazione, ma in positivo, in cui i fondi sovrani muovono nella direzione di un cambiamento anche delle banche. Non vedo la possibilità che questa contaminazione riporti, trascini nel gorgo di una finanza che ormai è fortemente ridimensionata in critica e critica anche i fondi sovrani. Sì, rispetto a prima, quando accennava per esempio della risposta italiana a eventuali investimenti e all'operatività di questi fondi, no? Parlava di resistenza culturale. Ecco, una questione, la formulo così, le religioni, le ideologie e le mentalità del Qatar, della Norvegia o di Singapore sono molto differenti. Ecco, una domanda, le pare che nell'intervento questi fondi sovrani, come dire, non si avvertono tali questioni, che peraltro invece sono, per dire così, il sale e il nutrimento di tutti i conflitti? Non c'è questa targa che hanno questi interventi? È sempre la solita questione se agiscono anche a livello geopolitico o se è semplicemente un investimento. Non lo può essere, ma dico, c'è questa, insomma, il Qatar ha religione musulmana, la Norvegia cos'è? Allora, prima di tutto ha detto la cosa importante, molto importante da sottolineare, è che questi investitori sono veramente, questi fondi sovrani sono davvero molto diversi tra loro. Quindi non possiamo mettere tutti i fondi sovrani in uno stesso mazzo, ma dobbiamo andare a vedere come operano, con quali criteri di trasparenza, con quali obiettivi, con quali strategie. Quindi noi ci ritroviamo all'interno del gruppo, all'interno di questa categoria, ad avere, ad esempio, come citava lei giustamente, il fondo sovrano norvegese, che è il paragone di virtù
nella comunità finanziaria internazionale, quindi è il più trasparente, il più diversificato al mondo, il pubblico naturalmente, di natura pubblica, ma più lungimirante per certi versi. Non sempre il più performante, perché devo dire in passato non è che sia stata una performance particolarmente brillante quella del fondo norvegese, però in termini di corporate governance possiamo dire che sia naturalmente allineato ai più elevati standard. Dall'altra parte abbiamo tanti fondi, ho sempre citato il fondo libico, che a noi è molto vicino perché ci ritroviamo in Italia con tanti investimenti fatti dalla Libyan Investment Authority, a essere invece considerato, direi, da tutti il meno trasparente. Fra l'altro, oggi colpito anche da una grossa crisi di legittimità, una transizione molto difficile, proprio perché era stato creato all'interno di un certo regime e si è poi affermato successivamente. Quindi c'è un po' di tutto e bisogna andare a vedere, distinguere all'interno di quelli che operano in questa realtà le tipologie di investimenti che adottano. Sono targati rispetto al loro paese? Beh, naturalmente la cultura conta, il paese di origine conta. Non dobbiamo nasconderci il fatto che un piccolo paese come il Qatar viene chiamato il pigmeo dal pugno da gigante proprio perché ha risorse finanziarie notevoli e anche grandi ambizioni, ambizioni di un'affermazione che è anche geopolitica. Mettiamo assieme il patrimonio del fondo sovrano, il patrimonio della famiglia reale catarina, mettiamo assieme, sono molto legate le cose, il patrimonio della Qatar Foundation che possiede Al Jazeera, mettiamo assieme il flusso di finanziamenti che quanto pare è arrivato anche a destinazione in ambienti, in paesi colpiti o che hanno vissuto la famosa primavera araba, e devo dire anche la questione della Siria è una questione che ha una qualche attinenza rispetto al ruolo del Qatar. Ecco, non possiamo negare che questo ventaglio di attività economiche più o meno coperte, di attività di affermazione, portino a rivendicare un ruolo di questi paesi anche sullo scacchiere geopolitico. Ma dobbiamo meravigliarci di questo? Se il mondo gira in quella direzione, se sono loro adesso a crescere, se sono questi paesi, forse anche grazie alle loro risorse, che si stanno affermando, è inevitabile che il potere economico si trasformi anche in potere politico. Noi non abbiamo, fra l'altro, molto da insegnare, parlo noi occidentali non abbiamo forse un passato colonialista, non abbiamo forse un passato di espropriazione di tanti paesi in via di sviluppo a vantaggio delle economie che sono diventate più ricche anche grazie a questa espropriazione. Quindi non possiamo affidare o affibbiare patenti neomercantilistiche a questi nuovi operatori senza guardarci allo specchio e vedere che il mondo è cambiato e l'Occidente non ha più la forza economica che aveva una volta. Sì, lei dice che i fondi sovrani sono e saranno sempre di più in futuro attori fondamentali. Sì. Possiamo fare un'ipotesi sullo scenario in atto, per esempio anche rispetto all'Europa? Avremo da trarne vantaggio, cioè l'Europa c'è l'altra analisi, cioè se questo euro è fatto per tenere
per tenere o se era sin dall'inizio una bomba a scoppio ritardato, come tanti economisti, esperti di finanza dicono, tra l'altro. Cioè, sembra che si possa andare verso uno scenario in cui non è che siano responsabili, ma parteciperebbero a una specie di rilancio dell'Europa anche. Se la questione dell'Europa è che per mettere a posto i conti ci siamo trovati. Io devo dire che abbiamo 5 minuti ancora, professor Mottola. Io devo dire che abbiamo, in fondo stiamo assistendo a un forte intervento di sostegno di questi fondi sovrani in Europa. Perché ultimamente, negli ultimi, devo dire, 2 anni, quando l'Europa è stata colpita più severamente e gravemente dalla crisi del debito, non si sono tirati indietro i fondi sovrani, hanno continuato a investire in Europa, non in Italia, ovviamente, non in Grecia, ma dai nostri dati noi vediamo che c'è ancora una forte presenza nell'area dell'Eurozona, nonostante tutto. È chiaro che se devono scegliere, rimane Londra, rimane l'Inghilterra, all'interno, anche la Svizzera, devo dire, un loro paese, a cui rivolgono speciali attenzioni, ma io direi che il futuro dell'Eurozona indubbiamente passa anche attraverso l'investimento dei fondi sovrani. Quindi la tenuta dell'euro sarà anche determinata da questo ingresso di capitali freschi. Sì, un'ulteriore questione. Può dire qualcosa rispetto all'intervenuto in questa intervista che ho letto sull'Adige, no? In occasione del Festival dell'Economia, sì. E sulla questione della trasparenza, e appena appena l'abbiamo sfiorata. Ci può dire perché è quasi una falsa questione? Cioè, io stesso accenno alla non trasparenza del sistema italiano, all'opacità persino della banca europea, che non è chiara questa cosa, che non emettendo moneta non è sovrana, eccetera. Cioè, questa trasparenza trapassa in altre questioni? Questa la richiesta di trasparenza è una richiesta, secondo me, irricevibile e poco sensata nei confronti di questi nuovi operatori, i quali ci dicono a noi europei o noi occidentali: ma voi ci richiedete la trasparenza, ma in realtà avete tante istituzioni all'interno dei vostri sistemi finanziari che non sono affatto trasparenti. Non parliamo ad esempio degli hedge funds, non parliamo dei fondi di private equity. C'è un'enorme opacità anche all'interno dei sistemi finanziari. È evidente che noi abbiamo le nostre regole, e tutte le volte che un investitore finisce per acquistare o diventare socio rilevante di una società, ad esempio quotata italiana, si scattano gli obblighi regolamentari di trasparenza a cui un fondo sovrano, nessun fondo sovrano che io conosca, si è mai, come dire, non ha ottemperato fino alla fine. Quindi, quando è stato richiesto di essere trasparenti secondo le leggi, lo hanno fatto perfettamente. Se gli si chiede un ulteriore slancio verso la trasparenza, loro rispondono: no grazie, non è nei nostri interessi. Hanno fatto qualche passo avanti, hanno stabilito questi famosi principi di Santiago, in cui c'è un minimo di condivisione verso la trasparenza, ma loro, ad esempio i cinesi, ci prendono anche quasi in giro quando gli chiediamo della trasparenza, perché ci dicono: bene, non siamo trasparenti da 2000 anni, faremo il possibile, ma non chiedeteci di fare miracoli. Sì, un'ulteriore e l'ultima questione. Io ho trovato, per dire così, una conferma, un'ipotesi attorno al modo di funzionamento del pianeta stesso. Cioè, era una semplice annotazione. Lei ha detto che gli interessi dei piccoli azionisti sono stati completamente allineati con
con quella dei grandi azionisti di blocco, tra cui i fondi sovrani. Ecco, mi pare che quando noi siamo alla ricerca di responsabili da far divenire i capri espiatori del pianeta, e non ci accorgiamo proprio di questo, che il tessuto è questo. Anche in questa vicenda di subprime, no, di questi mutui, chi ha disperatamente comprato e non è riuscito a stare a gioco, mi pare che si sia mosso con la stessa disperazione di questo guadagno immediato di cui si parlava prima del sistema bancario, che è quello che parzialmente, adesso non è che sia l'unica cosa, ma abbia portato appunto, abbia dato una mano a questo disastro finanziario, insomma, perché mi pare che sia partito da lì. Certo. Pensa che oggi la crisi europea è stata scatenata da questo inciampo del sistema bancario americano? Non c'è dubbio. Beh, ormai tanti anni. Dica. No, io rispetto al fatto che se c'è qualcosa anche riguardo alla trasparenza, quindi riguardo alla cultura, che richiede l'operatività dei fondi sovrani, delle banche, dei governi e di ciascuno, è una questione, per dire così, della rivoluzione culturale, della etica. Non è una cosa che è fattibile, io vorrei chiamarla la bufala teologico-politica più utilizzata, cioè con il cambio di alcuni chef, no? Abbiamo 4 chef potenti e cattivi, li cambiamo, invece funziona nello stesso modo, per cui si tratta invece di fare un'analisi, come dire, del funzionamento sobrio di questa società. E certo, non c'è dubbio che ormai la lezione della crisi l'abbiamo imparata abbastanza bene, non abbiamo ancora capito come uscirne, ma abbiamo capito che cos'è che ha causato il disastro in cui ci troviamo. È una catastrofe di incentivi, come diceva lei, un sistema eccessivamente sbilanciato al breve termine, che ha portato al collasso le istituzioni finanziarie, semplicemente perché tutti facevano esattamente il proprio dovere. Questo è un paradosso della razionalità, che se tutti puntano allo stesso obiettivo, ed è un obiettivo di breve termine, quello che può succedere è che la catastrofe diventa uno tsunami per tutti, perché tutti fanno la stessa cosa e quindi quello che è individualmente razionale diventa, in una sorta di mondo alla Manville rovesciato, un terribile vizio pubblico. E da questa situazione non siamo ancora completamente usciti, stiamo lottando, devo dire, ad armi impari con questa crisi, perché non ne vogliamo ovviamente affrontare la radice culturale più profonda, che è quella a cui lei faceva riferimento. Se noi pensiamo di poter lavorare efficacemente all'interno di un'economia che è completamente sganciata dalla dimensione valoriale e etica, facciamo un grosso errore, non usciremo mai, perché non vogliamo mollare questo paradigma. Quindi, se vogliamo continuare con le stesse politiche, con gli stessi strumenti, con lo stesso pensiero a cercare di risolvere i problemi che sono stati in realtà causati da questo pensiero, non usciremo mai. Io credo che i fondi sovrani, per concludere, siano effettivamente un elemento di novità importante, non saranno la panacea, però alcuni di questi effettivamente hanno una missione, delle strategie che sembrano diverse. Anche il solo fatto di essere sostanzialmente pubblici, che può terrorizzare alcuni perché
vengono in mente tutti i problemi dell'interferenza politica, però altri possono sentirsi più rassicurati che magari c'è, qualora questi siano fortemente legittimati dalle loro economie nazionali, una spinta verso un cambiamento che può essere anche epocale. Sì, professor Bernardo Bortolotti, io la ringrazio, abbiamo anche forato il tempo a disposizione, magari ci sarà anche l'occasione, leggerò il suo libro e ci sarà magari anche l'occasione di un altro incontro dove affrontare questa questione appunto dell'etica della finanza, insomma. Diciamo volentieri, così. Volentieri. Io la ringrazio alla web tv liberi.tv e alla prossima allora. Grazie. Grazie, arrivederci. Salve. Arrivederci.